Buongiorno a tutti, tutti i cittadini presenti. Chi mi conosce già che mi chiamo Gaetano Nicolosi, ho 35 anni appunto e sono un artista di Ramac. Oggi ho l'onore di avere qui il nostro vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, alla quale poco fa ho stretto la mano e veramente ho provato una grande emozione, proprio perché è un onore essere rappresentato da un cittadino come Luigi Di Maio. Oggi faremo un incontro così abbastanza informale, diciamo. Saremo tra la gente, parleremo un po' dei problemi che affliggono il territorio di Ramacca. Ramacca in questo momento ha un problema di caratura maggiore rispetto a quello che potrebbe essere un discorso economico o lavorativo. Non che questi non sono problemi, diciamo, essenziali e fondamentali, ma il vero problema in questo momento a Ramacca è lo scardinamento e il problema che c'è all'interno del tessuto sociale. Questa è l'eredità che ci hanno lasciato, che ci ha lasciato la classe dirigente, la classe politica negli ultimi anni. Ha disgregato il tessuto sociale. In questo momento a Ramacca vediamo, come dicevo, una situazione un po' carnevalesca, è come se le stagioni si fossero mischiate. Stiamo rivivendo una sorta di carnevale, il carnevale estivo abbiamo. Abbiamo cittadini o pseudopoliticanti, Luigi, che indossano delle maschere e iniziano a sfilare come se fossero delle compagnie, dei gruppi allegorici. Ecco, quello che sta accadendo a Ramacca in questo momento è probabilmente questo. Ci sono la vecchia classe dirigente, i vecchi politici, pensionati, che si presentano come se fossero la novità, il nuovo che avanza, la gioventù nuova di Ramacca. C'è gente che vuole rivivere Ramacca. C'è gente che dice di aver fatto tanto per Ramacca. Vi dico una cosa, come a livello nazionale il Movimento 5 Stelle oggi è presente sul territorio in maniera transitoria, perché noi abbiamo un dovere etico e morale e civile, quello di riappropriarci e far riappropriare a tutti i cittadini di qual è il vero senso della politica, cioè quello scambio tra istituzione e cittadino, cioè quell'integrazione, quel rendere il cittadino consapevole e partecipe di ogni scelta che si fa all'interno dei palazzi. Questo è uno dei nostri punti fondamentali che tratteremo all'interno del nostro programma e all'interno della prossima amministrazione che sarà 5 Stelle. Questo è un dovere che noi ci poniamo, è un obiettivo. Insieme a tutti gli altri obiettivi, Ramacca ha bisogno di una grande cura, ha bisogno appunto di bloccare quell'emorragia che innanzitutto parte dall'immigrazione giovanile. Ramacca sta diventando un paese desertificato, fra poco rimarrà un paese dormitorio dove rimarranno soltanto 4 pensionati. Ecco, tutto questo è frutto di quell'esperienza politica che abbiamo vissuto negli ultimi 30 anni. Oggi i cittadini hanno il dovere e il compito di rialzare la testa e finalmente dire basta a questa tragedia che stiamo vivendo sulle nostre spalle. Oggi noi siamo qui per colpa loro, perché se loro avessero lavorato bene, noi in questo momento non avremmo bisogno di esistere. Quindi noi siamo transitori, vogliamo semplicemente bloccare questa emorragia e dare giustizia sociale ad ogni cittadino e uguaglianza a tutti i cittadini, senza figli né figliastri. Noi abbiamo una grande opportunità, che è quella di provare a togliergli più comuni possibili a questa tornata elettorale del 5 giugno. Lo dobbiamo principalmente fare per indebolirli. Hanno utilizzato i comuni come dei bancomat, i soldi delle vostre tasse finivano in sprechi, in privilegi e non perché erano degli incompetenti, non li definite incompetenti, gli state dando un alibi, non è una questione di incompetenza, questi sono diabolici, hanno sempre usato i soldi delle vostre tasse per foraggiare quelli che gli finanziavano le campagne elettorali, quelli che gli portavano i voti, quelli che gli assumevano il figlio, il nipote e lo zio e lo facevano con i vostri soldi. A questa tornata elettorale del 5 giugno si va a votare da Roma al più piccolo comune d'Italia, che ovviamente non è Ramacca. Questa è un'opportunità per togliergli i punti nevralgici dei loro interessi, lì dove fanno affari, lì dove fanno spartizione di potere, lì dove fanno spartizione di posti di lavoro prendendo in giro chi magari ha per merito diritto ad un posto di lavoro.
se gli togliamo questi comuni li indeboliremo, e poi il prossimo obiettivo sarà le elezioni politiche, che secondo me arriveranno l'anno prossimo, e dove proveremo a togliergli la guida del paese, ma non per entrare nelle istituzioni e piantarci lì dentro per 30 anni. Non è questo il nostro obiettivo, ve lo dico francamente, anche perché è impossibile. Sia io che lui dobbiamo rispettare la regola dei due mandati. Nel Movimento 5 Stelle puoi essere eletto due volte, poi devi tornare al tuo lavoro, e se non ce l'hai te lo devi trovare, come se lo cercano tanti cittadini italiani. L'obiettivo nostro è entrare lì dentro e ridare le chiavi delle istituzioni ai cittadini, e non è retorica. Significa entrare dentro le istituzioni e cominciare a distruire una serie di processi per cui, se tu paghi le tasse, hai il diritto anche di decidere come si debbano spendere quelle tasse. Non è uno scherzo, a Ragusa da quest'anno, è una città che governiamo noi, parte il bilancio partecipato, significa che una parte dei soldi delle vostre tasse sceglierete voi, attraverso strumenti di partecipazione diretta, come spenderli, ovvero la smettiamo di votare solo per le persone e iniziamo a votare sui temi, che è la vera rivoluzione, perché non possiamo pensare che un comizio elettorale sia il metro della partecipazione dei cittadini. Non importa se c'è una piazza piena, l'importante è che quella piazza piena la coinvolgi una volta eletto nelle decisioni pubbliche, altrimenti la stai prendendo in giro, gli stai dicendo datemi il voto e poi scompaio per 5 anni e il programma se ne va a quel paese. La partecipazione aiuta a rendere i politici fedeli alle promesse che fanno. Noi stiamo vivendo, come diceva lui, una fase di transizione di questo paese, in cui stiamo cercando di traghettare il paese da istituzioni utilizzate come bancomat a istituzioni che ridiventano agorà dei cittadini, che ridiventano posti in cui tutti i cittadini possano decidere. Ci riusciremo? Io credo di sì. Sbaglieremo tantissimo, ve lo posso assicurare, perché siamo esseri umani, sbaglieremo anche noi. Ma se sbagliamo, lo sbagliamo in buona fede. Non vi abbiamo mai tolto un euro dalle tasche e abbiamo sempre fatto in modo che tutti i privilegi, tutti i mega stipendi, i rimborsi elettorali a cui avevamo diritto, potessimo rinunciarvi prima ancora di fare una legge. Non serve fare le leggi per ridurre i costi della politica, possono iniziare i politici con un atto personale, dando l'esempio. 130 parlamentari del Movimento 5 Stelle in 3 anni hanno restituito 15 milioni di euro di stipendi a cui hanno rinunciato, e hanno messo quei soldi in un fondo per far partire nuove imprese per giovani e meno giovani che non avevano lavoro. E dal 31 agosto del 2015 sono nate 1.400 nuove imprese in Italia, che danno posti di lavoro a 3.000 persone. Risolviamo i problemi dell'Italia? No, ma vi stiamo raccontando un'idea di governo dell'Italia, in cui oggi sono 15 milioni perché siamo solo 130 parlamentari del Movimento 5 Stelle che si tagliano lo stipendio. Ma immaginate un attimo il giorno in cui, se ci vorrete mandare al governo, facessimo una legge per andare a tagliare lo stipendio a tutti i politici italiani. Allora invece di 15 milioni comincia ad arrivare a 2 miliardi, perché lo tagli a 900 consiglieri regionali, a oltre 1.000 consiglieri, a oltre 1.000 parlamentari. Fai una politica, una manovra economica. Questa è l'idea di paese che vi vogliamo raccontare, ve la raccontiamo con credibilità, perché quello che vogliamo fare, per quanto ci riguarda, lo abbiamo già fatto, senza aspettare le leggi. Perché è bello dire in questo paese, ma la legge me lo consente, quindi mi prendo tutto, la legge me lo consente, quindi utilizzo l'auto blu, la legge me lo consente, quindi mi tengo 3 cariche, faccio il consigliere comunale, consigliere regionale e parlamentare, e cominciamo a giocare così con i soldi dei cittadini, che sono poi sempre quelli che vanno in vitalizi, sprechi, mega pensioni d'oro, e poi a noi ci aboliscono la Fornero. Quindi questo è il nostro... No, non ce l'aboliscono la Fornero, cioè ci fanno la legge Fornero e ci aboliscono la pensione. Esatto. Quindi quello che vi posso dire è soltanto di darci fiducia, perché ci stiamo provando con tutto il cuore, non siamo dei politici di professione. Ognuno di noi non vede l'ora di tornare alla propria vita personale, ma vogliamo tornare alla nostra vita personale in un paese migliore. Altrimenti, se non riusciremo a cambiare questo paese, meglio cambiare paese, perché un paese in cui c'è la dittatura delle grandi lobby, dei vecchi partiti e delle clientele politiche, è un paese che non vale la pena di vivere. Grazie.